premio Fair Play per il calcio regionale. Sì, noi abbiamo una collaborazione con la Cassa di Risparmio di Lucca, Pisa e Livorno, che ha deciso di venire incontro non solo al comitato con una serie di azioni di, come il microcredito l'anno scorso, grazie al quale sono state avvantaggiate quelle società che avevano problemi all'inizio del campionato con un credito per potersi iscrivere con un tasso di interesse molto interessante. E siamo stati la seconda regione d'Italia che ha approfittato di questa opportunità. E la stessa banca, lo stesso istituto di credito ha voluto poi continuare in quest'opera di collaborazione andando incontro alle società che sono state più virtuose l'anno scorso in relazione alla Coppa Disciplina, e così sono state scelte 8 società di calcio 11 e 4 di calcio 5 per dare un premio non tanto verticistico, diciamo, cioè alla società, ma soprattutto ai ragazzi che fanno parte del loro settore giovanile e quindi quelle che meglio si erano classificate l'anno scorso nella Coppa Disciplina e aventi un settore giovanile, questa sera verranno premiate quei ragazzi dai 12 ai 18 anni che fanno parte di queste società sia di calcio 11 che di calcio 5 e fra tutti i ragazzi facenti parte di un settore giovanile verranno estratte 20 ragazzi per il calcio 11 e 10 per il calcio 5, per un totale di 200 ragazzi, ai quali verrà dato un coupon di 100 euro per ogni ragazzo che potrà grazie a questo dotarsi di materiale sportivo, e quindi credo che sia una cosa molto importante, perché se andiamo a valutare sono circa 20.000 euro che vengono date da questo istituto di credito, che non si ferma qui, perché stasera poi fra tutte le società che hanno usufruito del microcredito all'inizio del campionato e che non sono in possesso di un defibrillatore verranno sorteggiate 4 di queste alle quali verrà donato un defibrillatore. Credo che la dica lunga su quello che questa azienda vuole fare insieme a una a un'attività dedicata al calcio dilettantistico, e dimostra quanto il calcio dilettantistico in questo caso sia come dire, credibile nei confronti di aziende come un istituto di credito che è votato soprattutto a favorire quei valori di moralità, di aggregazione, di passione che il mondo dilettantistico in generale, il calcio in particolare, ne è pieno.